questo gioco si chiama Angososo, ovvero gioco di una simpatia indicibile. Ma questo è il nome del gioco, sì, proprio. Esatto, ma è soprannominata anche la ruota della fortuna, ora ti faremo vedere perché. I concorrenti devono stare attaccati a questa simpatica ruota, sì? E resistere il più a lungo possibile, mentre vengono anche... Ma si bagnano in questo modo? Sì, non solo si bagnano, ma rischiano di annegare o comunque di morire. Vedete, devono resistere il più a lungo possibile. Quando un concorrente si stacca dalla ruota, il gioco viene fermato e gli altri concorrenti passano il turno. Ecco, quindi questo, esempio, in questo caso è eliminato un concorrente? Esatto, eliminato forse anche fisicamente, lo scopriremo solo vivendo. Vediamo, no, è ancora vivo, questo ci fa gioire. Ci sono dei nomi, degli epiteti che vengono scritti sullo schermo. I quali purtroppo non possiamo fornire la traduzione profonda. Oh, ecco, allora, spiegatemi un attimo, che cos'è? Il Torino è un po' tardato in questa puntata, mentre il Como viene su bene, il Cagliari in buona posizione. Ma come? Sì, e siamo alla seconda manche di questo bellissimo gioco. Attenzione. Immagini la difficoltà, spero, Carlo, no? Sì, non capisco perché da una parte ci sono due componenti e dall'altra ce ne sono tre. È una questione così che affonda le sue radici nella più profonda cultura e tradizione giapponese. Attenzione, è rimasto attaccato lo stesso nonostante abbia perso l'uso di un ginocchio. Ah, quindi non è ancora ferma la mano? No, finché il rimane attaccato anche solo con un'unghia. Eccolo qua, e uno è crollato praticamente miseramente, viene eliminato, altri anche insulti. Qua sono insulti in sovrappressione. Questi lo prendono in giro, vabbè, sono cose... Festeggiano, sono cose belle.